Silvia Piccinini, ho 32 anni, sono attivista storica del Movimento 5 Stelle di Bologna, ero candidata alle elezioni europee e sono capolista per la lista di Bologna. Io vengo da Crevalcore, forse ve lo ricorderete, è uno dei paesi che è stato più colpito dal terremoto del 2012. Ormai non se ne parla più, questo non vuol dire che i problemi siano stati risolti. Voi sapete che l'80% delle risorse sanitarie, delle risorse regionali, sono impiegate per la sanità, però di fatto a livello nazionale abbiamo Renzi che continua con questi slogan, che mediaticamente potranno anche funzionare, io non lo so, però di fatto nascondono ancora tagli alla sanità, tagli che chiaramente si traducono in un aumento delle tasse a ricaduta sulla regione, sui comuni e infine sui cittadini. Il Movimento 5 Stelle vuole una sanità che sia pubblica, che sia efficiente, abbiamo delle liste di attesa che sono lunghissime e i cittadini sono obbligati di nuovo a rivolgersi chiaramente ai privati e questo noi non lo vogliamo più. E quello che chiediamo a livello di sanità è che le nomine vengano fatte non in base alla spartizione politica. Vogliamo dire basta alla spartizione politico-partitocratica delle nomine e delle dirigenze all'interno della sanità. Ma non solo all'interno della sanità, all'interno di ogni ambito. Dicevamo prima Bonaccini che ha trovato la soluzione agli sprechi con il taglio alle partecipate. Benissimo, però che ce la racconti tutta, perché è 40 anni che il PD lottizza tutto quello che poteva lottizzare. Andiamo a vedere chi c'è dentro queste partecipate. Andiamo a vedere chi sono i dirigenti, andiamo a vedere quanto prendono e andiamo a vedere come sono gestite queste partecipate. Perché la responsabilità, è bene dirlo, è anche loro. Allora, quello che vogliamo fare noi è semplicemente ridare dignità a questa regione. Questa regione che è stata bistrattata da questa classe politica che è più propensa a tutelare i propri interessi piuttosto che tutelare il bene comune e i cittadini. Dico solo un'ultima cosa. Qualche settimana scorsa siamo andati alla Titan a Crespellano, questa azienda che sta mettendo a casa quasi 200 lavoratori, che oggi so che sono in regione per presentare un piano di rilancio, e ci è stato detto questa frase qua: noi siamo qui in presidio perché non abbiamo nulla da perdere. Io mi sento come loro, noi cittadini non abbiamo più nulla da perdere, la mia generazione non ha più un futuro davanti, non abbiamo prospettive, abbiamo questo Job Act che sta istituzionalizzando il precariato. Allora che cosa ci rimane? Ci rimane espatriare o fare qualcosa? E noi abbiamo deciso invece di fare la nostra parte. Grazie.